Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, questa scalinata che porta verso la foresteria, l'ingresso del convento e che porta verso la sacrestia antica dall'altro lato. Ecco, Padre Pio però si fermava spesso dinanzi a questa pagellina, questo luogo dove gli permetteva di pregare, recitare un requiem e suffragare così le povere anime del purgatorio. Ecco, lui raccoglieva, e così come fanno tutti i frati anche oggi, un piccolo dischetto a cui corrisponde un numero, e sulla pagellina c'è questo numero, ad esempio il 77, e recitava una preghiera per tutte quelle anime che rubarono, ingannarono e assassinarono. Poi riprendeva, recitava il requiem e riponeva direttamente il dischetto all'interno di questa piccola cassettiera. Era un modo per ricordare le anime del purgatorio e per recitare una preghiera, una pagellina che è presente in tutti i conventi dei frati. Poi scendeva le scale per cominciare la sua giornata, che proseguiva nelle varie mansioni tutti i giorni, la confessione, la santa messa. Ecco, la foresteria del convento, perché qui ci fu un episodio che venne raccontato dallo stesso Padre Pio. Cosa accadde nei primi anni in cui era qui di convento? Assunta di Tommaso, che era la sorella di Padre Paolino di Tommaso, durante la prima guerra mondiale, quindi nei primi due anni di permanenza di Padre Pio in questo convento, venne qui a trovarla, si era fatto tardi, non poteva ritornare a casa, ma c'era la foresteria per poter ospitare questa donna, e venne allestita nella foresteria un lettino, c'era anche un piccolo caminetto. Lo stesso Padre Pio racconta che dopo aver colloquiato un po' con Padre Paolino e la sorella nella foresteria, ad un certo punto entrambi, sia Padre Paolino che la sorella, andarono verso la chiesa in sacrestia, mentre lui rimase da solo in foresteria. Davanti al caminetto faceva freddo, lui si appisolò, ma venne immediatamente svegliato da qualcuno. Si trattava di un uomo che aveva una mantellina, un cappello, e svegliò Padre Pio. Padre Pio, svegliatosi, chiese: ma tu chi sei? E quest'uomo disse: io sono tal dei tali, sono morto in questo convento, in questa giornata, in questo anno, e sto scontando qui il mio purgatorio, perché ho fatto questo peccato. Padre Pio, guardandolo, disse: domani celebrerò la messa per la tua anima, stai tranquillo. A quel punto quest'uomo scompare. Intanto arriva Padre Paolino con la sorella. Padre Pio gli racconta, chiaramente in disparte, perché accaduto il fatto. Lo stesso Padre Paolino dice a Padre Pio: non raccontiamo niente a mia sorella Assunta, altrimenti questa notte lei non dormirà. Così fu, non gli raccontarono nulla, ma l'indomani Padre Pio andò a celebrare la messa e per quest'anima, che poi si ripresentò da lui e lo ringraziò. E però Padre Pio disse: tu qui non devi venire più.